Eccezionale ragazzi, eccezionale. Eccoci ritrovati con quello che voglio fare oggi è una FAQ, cioè risponderò alle domande. Scusate per la mia pronuncia, abbassiamo un attimo l'audio del gioco. Sound option. L'abbassiamo quasi a zero. Dicevo, questa è una FAQ, perdonate la mia pronuncia, ma non essendo io il presidente della nazione, il capo di Stato italiano, ovviamente la mia pronuncia è migliore di quella di Matteo Renzi e dei suoi burattini. Allora, quella che voglio fare, quindi insomma, oggi cosa farò? Risponderò ad alcune domande, ad alcuni post, messaggi anche privati che ho ricevuto sulla mia pagina Facebook, sul mio blog. Il blog non l'ho controllato bene, vabbè, ormai purtroppo. Comunque più o meno ricordo, andrò anche un po' a memoria, vuol dire, per rispondere alle domande che ricevo tutti i giorni in merito ai miei articoli, ai miei post sulla pagina Facebook, eccetera. Statistiche mod, Fort Pierre. Qual era? Ok, ah, ragazzi, vi stavo dicendo, tenete conto che quello che vi vado a fare oggi, siamo su Far Cry, sul primissimo Far Cry, non è un commentary, bensì un vero e proprio gameplay, quindi risponderò alle domande, ai post mentre gioco. Se voleste vedere altri video come questo su questo gioco, lasciateci un like sulla pagina, iscrivetevi al canale, fatecelo sapere nei commenti. Ma iniziamo subito con la prima domanda, mentre cerco di ricordarmi i tasti. Ce l'ho fatta. Allora, la particolarità di questo gioco, una parola sul gioco, è che quando si accuccia va lentissimo, lentissimo. La fase stealth sono una rottura di coglioni per colpa dell'incedere lento da inchinati come non è in nessun gioco. Comunque, mentre siamo accucciati qui a osservare, procedo con la prima domanda. Mi è stato chiesto, sempre sulla pagina Facebook, mi pare, e anche in privato, tramite messaggio privato, una domanda che riscorre spesso è: perché non ti occupi di serie Netflix e di serie TV in generale, adesso che vanno di moda? La risposta è che non sono mai stato particolarmente legato alle serie TV. Solo uno, ne faccio fuori, aspetta qui. Allora, non sono mai stato particolarmente interessato alle serie. L'esperimento di giocare mentre parlo si sta rivelando un tragico, mentre parlo e leggo le domande, anche si sta rivelando un tragico errore, dovrò fare un montaggio abbastanza serrato. Comunque, ho dato uno sguardo alle serie TV Netflix e devo dire che mi sono sembrate delle grandi poveratte. Purtroppo ho poco tempo anche di mio per guardare le serie TV in generale. Stavo iniziando a guardare. Mannaggia al cazzo, mi hanno visto, mi hanno visto. Ok, ne ho steso uno però.
Questo scenario del gioco è veramente bellissimo. Dicevo che stavo iniziando a guardare Breaking Bad. Ho visto tutta la serie di Prison Break. Prison Break è una serie ambientata in un carcere, è un po' vecchia, però è stato un po' l'inizio della nuova ondata di serie TV cinematografiche. Le prime due stagioni sono molto belle. Purtroppo la terza è una merda, è una merda per tutta una serie di questioni. In quel periodo scioperarono gli sceneggiatori ed era una serie molto basata sulla sceneggiatura. È in pratica scritta da qualche fallito che era rimasto in sede nonostante lo sciopero. Il risultato è una serie di errori, di incoerenze. Siccome adesso va di moda dire che la sceneggiatura non conta un cazzo nelle arti audiovisive, invece no, la sceneggiatura è molto importante. Ora ci facciamo un giro per le isolette col motoscafo, mi sa. Purtroppo è esploso il motoscafo, quello col mitragliatore. Peccato, perché mi sarebbe tornato utile. Comunque, e niente, Prison Break ve la consiglio. Ma poi ho iniziato a guardare Breaking Bad, che mi stava anche piacendo abbastanza, però trovo gli episodi veramente un po' lunghi e ripetitivi, nel senso che noto delle ripetizioni, veramente delle vere e proprie ripetizioni, la trama un po' diluita. Per questo preferisco il cinema, perché cioè quando un film è bello la trama c'è tutta, non servono 2000 ore per raccontare, vediamo cosa c'è qui, per raccontare una storia. Cioè dipende, però in linea di massima preferisco guardare un film di 3-4 ore, come ce ne sono film lunghi come Barry Lyndon, C'era una volta in America, piuttosto che perdere molto tempo con una serie. Qui mi sa che non c'è nulla, evitiamo un po' gli scontri per un po'. E le serie TV, niente, Breaking Bad purtroppo l'ho interrotta, prima o poi se trovo il tempo la recupererò. Però ripeto, il problema quindi è questo: se non mi occupo di serie TV, se non ci occupiamo molto di serie TV sul sito, assenza di tempo, io che preferisco il cinema e i videogiochi, e il tempo è quello che è, ed è già tanto, insomma. E le serie TV Netflix, da quello che ho visto, mi sembrano un po' poverelle come rispetto a quella che può essere ancora la produzione cinematografica. Tanto per dire un eco, ho visto qualche episodio di Gotham da poco e francamente mi lascia anche un po' l'amaro in bocca vedere i personaggi DC. Io sono un fan DC più che Marvel, vedere i personaggi DC ingabbiati dentro dei mezzi televisivi, dentro una struttura televisiva, non fa per me, anche se è una serie che ho visto essere molto apprezzata, però io l'ho trovata una scemenza, cioè quei due episodi che ho visto. Poi magari la dovrei recuperare, non lo so, qualcuno avrà da ridire anche su questo, però non sono un patito di serie TV. Ma passiamo alla seconda questione della giornata, e cioè Jackie Chan. Un po' di tempo fa è stato dato l'Oscar per la carriera a Jackie Chan e io ci ho scritto un articolo d'opinione sul mio blog, sul blog Natural Born Critics, in cui dicevo che va bene, date l'Oscar a Jackie Chan, che è un attore di film d'azione e tutto il resto, e ci può stare. Però io dico solo una cosa. Mi stanno sparando? Però io dico solo una cosa. A questo punto se lo meritava anche Terence Hill. Terence Hill è forse un attore anche più espressivo di Jackie Chan. Ha fatto film più storici. Trinità è stato un successo mondiale. Terence Hill insieme a Bud Spencer avevano un immenso successo anche in America. Immenso, forse no, però avevano un discreto successo anche in America. Eppure io ho ricevuto critica a questo articolo. Come fai a paragonare Jackie Chan? Mi stanno sparando. È ufficiale, mi stanno sparando.
tra l'altro questo gioco non ha nemmeno il salvataggio rapido, ma a checkpoint. Per fortuna c'è l'headshot. E niente, Jackie Chan. Come faccio a paragonare Jackie Chan a Terence Hill? È una stronzata paragonare Jackie Chan a Terence Hill, ma perché Terence Hill è superiore e lo ammette anche lo stesso Jackie Chan. Se cercate su Google troverete che Jackie Chan ha ammesso di essersi ispirato per il suo stile a Bud Spencer e Terence Hill. Come Bud Spencer e Terence Hill, anche Jackie Chan ha mescolato l'azione violenta con le acrobazie. Ecco, forse Jackie Chan è più acrobatico, è più bella la coreografia. Dov'è? Dov'è il bastardo? Dove sei? Mi sono esposto troppo. Ce n'è un altro su. E ritornando a Jackie Chan è un attore che a me diverte, anzi a me avrebbe divertito molto un crossover, cioè un film fatto da Bud Spencer, Terence Hill e Jackie Chan assieme. Ah, fanculo, sono morto. Purtroppo Bud Spencer è morto e la cosa non si può più fare. Ma dai, come faccio? Io ritorno indietro e gli fotto. Io vado in acqua. Quindi il paragone tra Bud Spencer e Terence Hill ci sta alla grande, cioè tra Terence Hill e Jackie Chan ci sta alla grande sua missione dello stesso Jackie Chan. Usiamo il motoscafo. Questo credo che sia uno dei primi videogiochi dove si potevano usare i veicoli a questi livelli. No, no, mannaggia al cazzo. Mi servi ancora tu. Jackie Chan e Terence Hill. Quindi non diciamo stronzate, il paragone ci sta. Poi non so, fatemi sapere la vostra, come la pensate, se preferite Bud Spencer o Terence. Sì. C'è una macchina. Sì. Un carro armato. Dove sono qui? È un altro punto. Dai! Ma passiamo alla prossima domanda. Mi hanno fatto notare, sempre sulla mia pagina ovviamente, lo sto ripetendo allo sfinimento perché questo gioco mi sta facendo dannare l'anima. Mi hanno fatto notare che io ho scritto una recensione dove parlo di It, il pagliaccio assassino, il film televisivo di Tommy Lee Wallace del 1990, e io ho fatto notare che non c'era assolutamente bisogno di un remake. Mi hanno fatto notare che che quello che sta per uscire adesso, di cui non so il regista, il protagonista, mi sembra che si chiama Skarsgård, quello che fa il pagliaccio. Nel primo episodio di It, cioè nella prima versione, nell'originale diciamo, c'era Tim Curry interpretava il pagliaccio assassino.
Che poi il pagliaccio assassino, cioè, è un titolo errato. Il libro di Stephen King si intitola It e basta, perché il pagliaccio non è assolutamente protagonista. E mi hanno fatto notare che un remake non si può definire tale il nuovo film su It, la nuova trasposizione da Stephen King, perché il primo è un serial televisivo, mentre quello che sta per uscire adesso è un film fatto apposta per il cinema. Io dico una cosa, a parte il fatto che adesso ci state facendo tutti due palle così, con le serie televisive che sono meglio del cinema e questo e quest'altro. Vabbè, ma a parte questo, è impossibile. Il problema di questo primo Far Cry, scusate un attimo se interrompo è che, a parte che la vita non si ricarica, ma vabbè, quello per i giochi dell'epoca era ok, ma se ti perdi un attimo la copertura, poi sei fottuto e devi ricaricare da un vecchio checkpoint. Allora io uccido prima quello. Quindi il nuovo film di It è un remake oppure no? Secondo me è giusto definirlo un remake perché esiste già una trasposizione del romanzo, che sia televisiva o che sia cinematografica, a me interessa poco, anche perché non si tratta di una serie diluita, modificata, è il romanzo di Stephen King trasposto con i mezzi giusti alla fine, se vogliamo. Perché non è, non ha, il risultato non è povero. Ha un aspetto un po' datato, magari. Se pensiamo che il film è del 1990, dov'è? Da dove mi stanno sparando? Quindi, secondo me è un remake, non c'è cazzi. Io lo definirò e lo definirò sempre un remake. Per me It sarà sempre quello di Tommy Lee Wallace, che nonostante i mezzi televisivi merita ammirazione perché il regista e gli attori sono riusciti a far passare alla storia un film realizzato con mezzi televisivi. Se voi prendete i due episodi assieme, ne fate un film intero, nemmeno tanto lungo, perché mi pare che si arriva alle 2 ore e mezza, che non ha nulla da invidiare agli altri prodotti cinematografici. L'avete visto dov'era? L'avete visto dov'era? Era, cioè, però cazzo, l'intelligenza artificiale di questo gioco per l'epoca è spaventosa, si nascondono. Ti vengono a cercare dietro le montagne anche, cazzo. È spaventoso questo gioco. Ti devi spaventare! Veramente spaventoso, questo dedicato a Steve Vai. Ti devi spaventare! Ti devi Comunque, per fortuna abito in un posto dove posso anche urlare. Questo gameplay sta venendo di 40 ore. Ah, facciamo tutto il giro. No, cazzo, non andare a sbattere contro. Ok. Quindi io continuo imperterrito a chiamare remake il film che sta per uscire su It. Che piaccia o no. Poi fatemi sapere la vostra. Per voi è un remake, ma soprattutto per voi It il pagliaccio assassino di Tommy Lee Wallace ha un prodotto televisivo è un prodotto televisivo scadente oppure ha una regia cinematografica, ha un risultato cinematografico? Una domanda che ricorre spessissimo è: perché critichi gli YouTubers? Copia YouTube fa cagare? No, allora io non copio un cazzo perché abbiamo iniziato praticamente assieme io e YouTube fa cagare, cioè io
A dire il vero, avevo avuto anche altri canali in passato, ma poi ho mollato. Semmai io mi ispiro a Bonetti. Ma c'è un cecchino. C'è un cecchino. Comunque sia, io più che alla YouTube fa cagare, mi ispiro a Bonetti, come anche Daily Mello, se vogliamo, e faccio critica agli youtubers in quel senso. Perché lo faccio? Lo faccio intanto perché è divertente, e poi perché noto che c'è... Sto facendo veramente cagare. Comunque è più difficile criticare uno youtuber come può essere Yotobi che non un politico, oggi come oggi, perché tutti critichiamo i politici, gli diamo dei ladri, ingiuriamo i politici, e ci sta. Non è che dico che non vanno criticati i politici, certo che vanno criticati, però c'è uno zoccolo molto più duro riguardo agli youtubers e ai personaggi pop del momento. Prendiamo ad esempio Ciccio Gamer. Cos'ho io contro Ciccio Gamer? Nulla. L'unico problema col Ciccio Gamer è che va contro la morale di uno come me, l'etica di uno come me, che è cresciuto in un mondo dove denunciarsi per questioni di critica e di satira era la cosa più sbagliata del mondo. Ai tempi di Yotobi, vi ricorderete, Claudio Fragasso, un regista, minacciò di denunciare Yotobi perché Yotobi gli aveva fatto una recensione negativa del film e lo aveva criticato. Ora, chi è che mi spara qui? Ma dov'è? Ora invece abbiamo Ciccio Gamer, che è uno youtuber e che non accetta mezza battuta su di lui. Per un cornetto che gli hanno tirato in faccia ha parlato come se l'avessero picchiato a morte. E io sono assolutamente contro. Io non so dove cazzo sia. E io sono assolutamente contro queste cose. Cioè, la denuncia dovrebbe essere in un paese serio. Sporgere denuncia dovrebbe essere una cosa seria. Appunto perché è una cosa seria, una denuncia, non va fatta per qualsiasi cazzata, solo per zittire chi la pensa diversamente da te. E per questo io critico gli youtubers, non solo Ciccio Gamer, ma tutti gli youtubers alla stessa maniera. Quello lì mi stava sparando un fantasma. Se volete recuperare i miei articoli di satira, dove prendo in giro appunto a Ciccio Gamer e a tutti questi gli youtuber di ultima generazione, a tutti i nuovi eroi, trionfatori di YouTube Italia. Ah, eccoti qua. Sì, però questo l'avevo già fatto fuori. Ce n'è un altro da qualche parte. Ma mi sparano dal forte. Ma mi sparano dal forte, cazzarola. Ho capito io ora. Scappiamo il prima possibile, tanto lo so che adesso mi uccide. E invece no. E veniamo qui, dove c'era la barchetta prima. Ah, l'ho steso. Ma un fucile da cecchino non si può avere. Mannaggia al cazzo. Qui c'è il carro armato. L'isola è vivissima per l'epoca, mi piace tantissimo questo gioco, ci sapessi giocare anche un po' meglio, non è vero, ci so giocare anche abbastanza bene, solo che rispondere alle domande e sparare non è facilissimo. Comunque, ritornando alla satira e alla critica, abbiamo aperto anche
una pagina di politica che si chiama L'infarto del giorno. Se vi interessa la politica, passate a trovarci. Perché l'abbiamo fatta? Perché non ci siamo occupati di politica su Natural Born Critics? Perché all'inizio facevamo così, ci occupavamo sia di politica che di cultura nerd, che di satira nerd. Però qual è la questione? Che io temevo che alla lunga qui ci muoviamo un po' tra la selva, almeno abbiamo salvato la partita. E lì già abbiamo visto com'è la situazione. Ricordo questo pezzo. E la pagina di politica l'abbiamo aperta così, per separare un po' l'audience, perché alla lunga, dovendo aprire poi il gruppo e tutto, temevamo che trattare sia di politica che di cinema che di videogiochi, tutto in un solo blog, tutto in un solo format, potesse risultare pesante. Perciò abbiamo preferito aprire anche una pagina di politica affinché le due mani non si guardassero a vicenda. E a questi gli tagliamo una granata. Qui so già che saranno cazzi amari. Cioè, io l'ho ucciso e allo tempo stesso hanno ucciso a me. Ma va bene. Perciò, in questo modo, se vi interessa la satira politica, passate a trovarci sull'infarto del giorno. Se invece vi interessa discutere di videogiochi, di cinema, di serie TV anche se io non ne so nulla, però insomma ci sono i gruppi e la relativa pagina di Natural Born Critics. C'è uno dei miei articoli che ha generato molto flame. Mi riferisco all'articolo "Le console di gioco sono morte, il futuro è nel PC gaming". Allora, io sono principalmente un giocatore PC. Ho avuto anche delle console, le ho amate molto, ovviamente, la PlayStation 2, la PlayStation 3 anche. Però qual è la questione? La questione è che le nuove console, già dalla PlayStation 3, cioè mi è passato vicino quello. Dai, esplosa la macchina, porca. Io dovete sapere che io in teoria andrei per i 30 anni. Chissà come sarà contenta mia madre se mi vede urlando davanti a un videogioco, perché tendenzialmente non urlo, tendenzialmente però non perdo nemmeno così tanto, porca miseriaccia ladra. Comunque, le console di gioco ce le abbiamo avute tutte, le abbiamo amate tutte. Io credo che il periodo migliore per le console sia stato PlayStation 2, Xbox, cioè quando le console erano retrocompatibili, non richiedevano aggiornamenti, non richiedevano eccetera eccetera. Adesso io credo che l'apparecchio migliore con cui giocare sia il PC. È vero che le console di gioco calano presto di valore, quindi se il PC, se il computer proprio non lo usate, tanto vale comprarvi una console. È vero, però è anche vero che al lancio costano un bel po'. Se prendiamo ad esempio la Wii, non la Wii, lo Switch. Se prendiamo ad esempio lo Switch, per essere una console portatile, perché il suo principale
il suo principale utilizzo è quello. Costa parecchio. Adesso sicuramente il prezzo scenderà. Però al lancio, prenderla al lancio costava un bel po'. Conviene di molto conservarsi i soldi e usare un PC, anche perché il computer un po' lo usiamo tutti, diciamoci la verità, i cellulari hanno sostituito il PC fino a un certo punto. Chi non ha un computer in casa? I giochi sono tanti, sul computer si può giocare anche di retro game. Si spende qualcosa in più e si ha un computer con cui giocare, anche perché girano molte leggende metropolitane sul computer. Tipo, io ho sentito dire: ma io non ce li ho 2000 euro per comprarmi un PC da gaming. Ma 2000 euro dove? Ma 2000 euro quando? Ma sono prezzi che non stanno né in cielo né in terra, sono cazzate. Con 1000-1300 euro avete un PC da gaming assolutamente competitivo, assolutamente moderno, con cui giocare tutte le ultime novità, che è anche un po' ferma la tecnologia. Dai, dai, che prendo il medikit, prendo il medikit. Porca miseriaccia ladra. Mi ha sparato alle spalle qualcuno, però. Invece con la console non potete utilizzare programmi, non potete. Quindi io sono un PC gamer, ma cioè fino a quando le console erano come la PlayStation 2, cioè che infilavi il gioco e partiva, che ti duravano una vita, ma adesso durano pochetto, cioè non è che durano pochetto, però l'abbiamo visto, la PlayStation 4 Pro si surriscalda, non è retrocompatibile con PlayStation 3. Nulla contro le console, torniamo lì. Se proprio il computer lo utilizzate zero, ovviamente il titolo le console sono morte. È una metafora. Se tenete conto del fatto che attualmente il PC non se lo stava più inculando nessuno per giocare, cioè quasi tutte le esclusive erano su PlayStation 4. Anche il discorso delle esclusive sarebbe da affrontare, perché molti dicono la PlayStation 4 è meglio perché ha molte esclusive, ma io se devo comprare dell'hardware, guardo alle capacità tecniche, guardo a tutto quello che ci posso fare, quindi il lettore DVD e tutto, non guardo assolutamente, scusatemi, un razzo. Questo l'ha tirato Kim Jong-un, il senatore Razzi. Senatore Razzi, appena tornato dalla Corea del Nord, cosa ci racconta di quel paese e cosa apprezza di quel paese? Apprezzo che c'è una somiglianza molto alla Svizzera, dove io ho vissuto per oltre 40 anni. Le persone sono precise per quando si danno gli appuntamenti e poi c'è una pulizia per le strade molto molto pulita. E questa è una cosa che mi ricorda la mia Svizzera. Rispetto delle istituzioni. Il nuovo leader, maresciallo come viene chiamato, è amante dello sport, amante del pallacanestro, amante del calcio e del calcio italiano. Vuole che imparano la tecnica del calcio italiano e questo è diciamo, una cosa bella anche per la distensione e per la pace. Ah no, forse un aereo. Un aereo. Comunque. E molti dicono la PlayStation 4 è meglio perché ha più esclusive. No, io francamente trovo che quello delle esclusive sia anche un po' un ricatto. Nel senso, ha tutte le esclusive, quindi tutti prendono la PlayStation 4. Però non è perché per questo sia superiore. Anche perché io non mi stanco di dire che la retrocompatibilità offerta da Xbox One non è male, se proprio dobbiamo fare un paragone tra console. Però, ripeto, che tra le due la cosa migliore, l'acquisto migliore resta il PC.
Non è che siano morte, sicuramente le console dureranno ancora tanti anni. Oh, non lo so, magari. Però potrebbe anche esserci una ripresa del PC game. Del PC gaming. Scusate. Spero di essere stato esaustivo. In alcuni pezzi mi sono un po' incasinato perché giocare mentre si spara, tra virgolette, al bastardo. Però quando vinci questo nessun gioco ti dà più soddisfazione di un Far Cry. Cioè, sto vincendo adesso che non devo più dire un cazzo. Perché dovrei aver finito, sì. Adesso vedremo il remake di It. E non mi stanco di chiamarlo assolutamente remake. Perché per me è, sarà sempre un remake. Il solo ed unico originale sarà il film di Tommy Lee Wallace in due puntate. Storico, c'è chi lo critica, c'è chi lo ama, ma tutti ce lo ricordiamo benissimo. Io trovo sia un film bellissimo. Andate a recuperare la recensione che ho fatto. Ci sono tante belle inquadrature molto cinematografiche. Per questo dico, è inutile star lì a dire: ah, ma era un prodotto televisivo. È un prodotto televisivo che non ha nulla da invidiare ai prodotti cinematografici dell'epoca. Una torcia. Come l'accendo la torcia? Porca zio, non mi ricordo i tasti per accendere la torcia. Com'era la torcia? Vabbè, facciamo senza torcia. Per quanto riguarda Jackie Chan, ve l'ho detto. Non è che sia un cattivo attore, però insomma, anche Terence lo merita. Non me lo ricordavo assolutamente questo. Non me lo ricordavo assolutamente questo scena. Armi. Dove sono? Dove sono? Ah, aspetta, lo becco da qui. Poi fatemi sapere voi chi preferite tra Jackie Chan e Terence Hill. Io preferisco Terence Hill, ma perché l'originale è sempre quello il discorso, come anche per It. Inutile stare lì a guardare se ha fatto produzioni ricche, produzioni povere, gusto cinematografico, perché un film si gira allo stesso modo così in TV che al cinema. Conta il risultato. È vero che in TV è pieno di film di merda, anche trasposizioni da Stephen King. Io ricordo. Ho un ricordo abbastanza brutto della tempesta del secolo, può essere? O la tempesta perfetta? Ho un attimo il dubbio che c'era l'opera da Shakespeare che era. Vabbè, e poi anche di. Shining. Stephen King fu molto critico nei confronti del film di Kubrick. Ora, il film di Kubrick è un discorso a parte. Sicuramente non è una trasposizione fedele da King, però non l'ha diretta Stephen King la serie TV, però ne parla abbastanza bene ed è oggettivamente orrenda, veramente brutta, 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 brutta. Quindi non è che sono dalla parte delle. Mentre invece, e spero di avervi dimostrato di essere oggettivo,
It, il pagliaccio assassino, è un esempio tipico di cinema in televisione. Se qualcuno di voi non l'avesse ancora visto, che lo recuperi. Ah, un fucile a cecchino questo bastardo. Niente armi, niente, niente di niente. Ritornando un attimo al discorso perché critico gli YouTubers. Cazzarola, cazzarola. Dove sono finito? Come si fa? Fanculo, fanculo, fanculo. Perché credo fermamente nel diritto di critica, nel diritto di satira, e gli YouTubers sono un tema ancora vergine della satira, perché non c'è critica allo YouTuber. Molti hanno paura, molti autori satirici hanno paura di criticare gli YouTubers perché sanno che incorrerebbero negli insulti dei bambini, dei fake troll che ti corrono sulla pagina per insultarti, per darti dello stronzo, per difendere il loro idolo. Ma io mi ci diverto anche un po' a far incazzare le teste di cazzo. Anche perché YouTube fa cagare, per ora non è che abbia criticato chissà chi, cioè se l'è presa con canali minori. Ha fatto un po' il capò, diciamo, quello che picchia in testa ai più piccoli. Lui è partito subito con 200.000 e passa iscritti e si è accanito contro canali come Scherzi di Coppia, canaletti contro i quali nemmeno valeva la pena prendersela. Solo adesso ha criticato Ciccio ed era anche ora, visto che l'aveva criticato persino Yotobi senza scalpore. Non che Yotobi sia Dio, Yotobi è il primo a meritare tutte le critiche possibili. E certo che se l'avessi iniziato a livello difficile sarebbero stati cazzi amari, devo dirlo. Perciò un consiglio che vi voglio dare: non offendetevi quando vi criticano lo YouTuber preferito. Non prendetela sul personale, prendetela a prendetela un po' a ridere, perché non è che da parte del critico ci sia odio verso lo YouTuber. C'è il diritto di critica e di satira, si fa per scherzare, ovviamente, e la critica migliora il mondo. Anche perché, parliamoci chiaro, Ciccio Gamer ha fatto dei video veramente orrendi, come ad esempio quello in cui guida, si mette a guidare col cellulare in mano per andare a caccia di Pokémon. Ok ragazzi, il gameplay finisce qui, il fuck finisce qui, spero di aver confutato ogni possibile dubbio. Se questo video ti è piaciuto, se questo video vi è piaciuto, mettete un like sulla nostra pagina Facebook. Date uno sguardo al blog. Soprattutto lasciateci un commento, fateci qualche domanda al riguardo, che saremmo felici di rispondervi con un altro video tipo questo. Ciao a tutti, alla prossima.
Just great.